Il decreto mille proroghe ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato e tra le misure è passata la sospensione fino al 2020 dei finanziamenti per il bando periferie e le città. Di Campobasso e Isernia avevano già sottoscritto convenzioni e avviato l'iter per i lavori, rispettivamente per 18 milioni e 10 milioni. Oggi consiglio comunale a Campobasso monotematico alla presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle Antonio Federico e di Liberi e Uguali Giuseppina Occhionero. Federico ha provato a spiegare il perché della misura voluta dal governo 5 Stelle Lega. La votazione sul mille proroghe ha permesso di sanare una mancanza della legge, perché c'è stata una pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito che le regioni dovevano essere coinvolte nell'approvazione dell'utilizzo di questo fondo per le periferie. Per i primi 24 progetti questa cosa viene sanata dal mille proroghe, per gli altri bisognava intervenire in un secondo momento. Viene a valle dell'accordo che ANCI e il governo hanno già preso insieme. Ieri questo percorso si è intoppato per motivi che secondo me potevano essere superabili e che sono tuttora superabili, quindi c'è la volontà politica di portarlo avanti e quindi fare in maniera tale che per quei progetti esecutivi al 15 settembre i fondi vengano fatti salvi, le compartecipazioni dei privati anche, e tutti gli altri progetti vengono salvati con un decreto ad hoc che deve aprire una nuova finestra all'interno della quale, e sono 60 giorni dall'approvazione del decreto, all'interno della quale la conferenza unificata, la conferenza delle regioni danno il loro parere favorevole, che hanno già peraltro anticipato, e sbloccano la situazione. Campobasso potrebbe tranquillamente non veder compromessi e persi i soldi, i 18 milioni di euro, e l'impegno del Movimento 5 Stelle, del sottoscritto, e siamo qui non per render conto di una scelta sbagliata, ma per trovare insieme una soluzione e fare un percorso insieme per dare dignità a questa città. La Occhionero, l'EU, nell'intervento ha contestato il provvedimento parlando anche di danno erariale. Noi abbiamo lottato strenuamente anche durante la commissione, durante tutti i lavori del mille proroghe, e abbiamo cercato con i nostri emendamenti di proporre soluzioni migliorative che però sono state assolutamente respinte da una maggioranza troppo chiusa nella sua grandezza numerica, e questa cecità politica alla nostra nazione non fa bene. In questo caso abbiamo toccato i diritti dei nostri territori, il diritto ad avere i fondi necessari per le riqualificazioni già promesse, in alcuni casi già avviate, per i nostri territori, e quindi continueremo una battaglia forte e convinta su questi temi. Questo è intanto il commento del sindaco Battista, che ha parlato di molte ricadute negative. Il voto del Senato ce lo aspettavamo, ma quello che non ci si aspettava era l'ennesima presa in giro, perché ieri in conferenza Stato-Regione, dopo che De Caro e il Presidente Conte avevano preso l'impegno di inserire all'ordine del giorno degli emendamenti o comunque cominciare a discutere del bando delle periferie per capire come recuperare le risorse, in conferenza Stato-Regioni, al momento dell'apertura dei lavori della unificata, il Governo ha cancellato il provvedimento, perché motivando questa decisione con il fatto che ancora non c'era la legge definitiva, ma questo lo si sapeva anche prima. Ecco, rispetto a questo è l'ennesimo strappo, rottura dei rapporti istituzionali, ci saranno delle gravi ripercussioni anche per il governo da questi atteggiamenti. La posizione del sindaco Battista, del sindaco D'Apollonio, del presidente De Caro è quella comunque del dialogo e della concertazione e della possibilità di recuperare, però se mancano i principi della lealtà istituzionale io la vedo dura. Primo firmatario della richiesta di consiglio comunale sottoscritta da 11 consiglieri di maggioranza e opposizione, Francesco Pilone di Democrazia Popolare. È un furto che ha la firma del Movimento 5 Stelle nei confronti della città di Campobasso, che perderà 18 milioni grazie a questi signori che hanno avuto un largo consenso, non solo nella città di Campobasso, ma anche nel Molise intero. La gravità resta a questo discorso al furto. La cosa ancora più grave è che questo furto di 18 milioni servirà ad una porcata che si chiama reddito di cittadinanza, che è filosoficamente e moralmente contro l'identità anche costituzionale della nostra Repubblica, che al primo articolo fonda il tutto sul lavoro. Al fianco della maggioranza denunciamo questo latrocinio politico che è stato fatto sulla città di Campobasso, dove sono stati levati 18 milioni per infrastrutture, mobilità, sistemazione viaria, illuminazione dal centro verso la periferia di Campobasso.